Benvenuti amici svappatori, ma soprattutto amiche svappatrici della vostra allegorica, simpaticissima e piccantina papilla assoluta. È dal vostro Eli. Ti piace piccantino? Sì, piccantino mi piace. Perché sono piccantino oggi? Perché? Perché? Perché oggi presentiamo una linea nuova, molto molto simpatica, già da vedere. Già guarda, li vedo e sono simpatici da vedere. Sì, sono molto faccio vedere? Simpatici. Faccio vedere. Vai! Allora, la linea Mexico e nuvole. Mexico e nuvole di Dago, eccoli qua, guarda qua. Carlotta, Ginebra e Zactus. Cactus. E Zactus, eccoli qua. Una linea ispirata proprio al Messico. Al Messico, al Messico. Al Messico. O alle nuvole o al Messico, ispirato al Messico. Anche alle nuvole, però. Messico e nuvole. Infatti. Assolutamente. Vabbè, nuvole perché giustamente i giochi di parole si sprecano. E infatti, diciamo, novità assolute di Dago proposte a questo Vapitali 2019. E se posso dire, Lo puoi dire. lo stand di Dago era quello che mi piaceva, era Perché era bellissimo. molto Era colorato, bellissimo, molto era folcloristico. festoso, era tanto colore, era Sì, molto bello, con molto tutti bello. questi teschi calavera. Cioè, a parte Zack era molto bello. Sto Vabbè, salutiamo intanto i nostri amici di Dago, Assolutamente, che anche sono su sempre Dago. gentilissimi e Molto, sono molto. delle belle persone, davvero. Poi sapete che Dago comunque è famoso. Sono famosi per essere estrosi, cioè Sì. diciamo che escono un po' dagli schemi, sono sempre un po' al di fuori degli schemi classici dello svapo. Zac, che è un aromatiere dal tempo dei tempi, Proprio da quando neanche esistevano gli aromatieri. fanno una ricerca sui liquidi Sì, che è poi lo estrema. capirete fra poco quando andremo a descrivere. Insomma, tutti questi liquidini. Da dove dobbiamo partire? Dal Carlotta, perché siccome Zac è pignolo più di lui, bisogna partire da quello meno fresco per andare a quello più Sì, fresco, giusto? li proponiamo come ci sono Come stati proposti da Zac giustamente il suo in Pietro. creatore è lui e noi ve li proponiamo come ce li ha proposti lui. Sono tutti liquidi freschi, tutti liquidi fruttati. Esatto, Quindi, in vista dell'estate che prima o poi arriverà. che prima o poi arriverà. Più o meno fruttati, più o meno freschi. Il meno fresco mi dicono essere il Carlotta. Il Carlotta. Cos'è la Carlotta? La Carlota è Che non è una. una carota, però detto No, infatti io male. pensavo all'inizio che fossero tutti giochi di parole, giochi sui E nomi, tipo Carlotta, Ginevra, invece e invece no. La no. Carlota, come ci ha illustrato Zac. Zac, è un tipico dolce messicano Esatto. che è praticamente una sorta di cheesecake, Sì. che di solito è al Limone. limone. Infatti la Carlotta del limone. Del limone. Del limone. Però è stato rivisitato dagli amici di Dago Assolutamente. con, diciamo che la parte cheesecakeosa non è fatta No, con il no, ma con lo formaggio, yogurt, ma se non con lo sbaglio. yogurt, quindi è stato sostituito dallo yogurt Sì. E e aromatizzata però frutti di ai bosco, frutti di bosco. con, se non ricordo male, disse in fiera che c'era anche una puntina di Una menta. puntina di menta, sì. Così mi ricordo. Poi magari sbaglio nei commenti se. Vabbè. Comunque, vado ad annusare la Carlotta. Ok. Frutti di bosco, nella fattispecie al lampone. Quindi una cheesecake, una yogurt cake al Esatto, una lampone con una yogurt cake puntina di al menta. lampone. Per rinfrescare il tutto. L'odore è molto molto interessante, molto 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 simpatico. È fresco, è fruttato. Eh no, è buono, l'odore è molto buono. Va. Io lo digito papilla. Fammelo digito papillare. È strano. È strano, c'ha la nota asprina Aspra, dello yogurt del forse, o del lampone. lampone anche, però è. Secondo me è più acidulo quello che senti Sì, sulla lingua, sì. è più l'acidulo dello yogurt, perché poi senti sto fresco del frutto, perché comunque il lampone è molto fresco come frutto. E, è buono, È buono, cioè, è buono si per fa. Io l'estate. posso dire una cosa, cioè, recensire un liquido di Dago, Dago non è facile.
È bellissimo. Cioè, No, il il packaging packaging è è stupendo. stupendo, cioè c'è una cura Però non eccezionale è nel facile packaging. recensire perché è veramente complesso come liquido, è strano, al di fuori da ogni immaginazione. Quindi fai anche un po', ti lascia un po' così. Sì. E vediamo se ci sorprenderà anche allo svapo lo. Vediamolo. È molto buono, è strano perché non c'è un liquido col quale paragonarlo. Non... Diciamo che sono quelli sicuramente più ricercati e più particolari di questa fiera, secondo sente una parte cremosa, è un cremoso latente, cioè c'è un po' di cremosità che rimane lì, esatto, Lattente. che rimane lì un po' sospesa sul palato, poi... Però Questa si dà il naso. freschezza del lampone si sente, ti lascia proprio la boccata di frutti di bosco, di lampone, è molto buono, è particolare. Secondo me, però mi confondo con un altro liquido, non ce la sento la mente, è fresco, ma un fresco veramente molto molto leggero, molto Beh, è easy. leggero come Sì, fresco, è no, un leggero. fresco leggero, piacevolissimo. Però è molto molto gradevole, cioè veramente questo Ma ha... dai, c'è una puntina di menta perché si sente un pochino Sì, è il. strano, cioè gli ingredienti sono talmente mixati ed equilibrati che non c'è qualcosa che spicca più di un altro, senti un corpo unico, un gusto unico che ricorda comunque un qualcosa, una torta fresca, Sì, estiva, buono. molto buono. Passo un altro liquido, Molto no, qual è buono. l'altro? Lo Zactus, se non ricordo male. Ah Prima no, chiedo venia. il Ginebra. Ginevra, che è, dillo tu, che non mi ricordo. Il Ginebra Vabbè, è come è una è il rivisitazione. nome, è il nome del cioè come viene chiamato il gin, Sì, diciamo, in esatto. Messico. È praticamente un mix tra un gin tonic, un mojito e un Moscow Mule. Sì. Perché c'è il cetriolo, c'è il gin, c'è la menta, che Il solitamente... Moscow Mule con la menta e con la vodka. Con la vodka, Invece sì. è un mio fratello che è barista, Sì? diciamo l'ha nominato London Mule. È Ah, è London Mule la perché fa variante con whisky? il gin, però. Comunque, gin, menta, cetriolo Frutti e frutti messicani. messicani, insomma, c'è questa parte fruttata anche in questo. L'odore è particolarissimo, però sa tanto da gin, eh? Sa da Eh sì, eh. ginepro, ma proprio Sì. tanto. Sente proprio l'odore quando ti scalfari un gin tonic, Questo niente. Come il digito papillare, che sono molto molto curioso. Allora, la digito papillare è è un devastante. cocktail. Questo qua lo metti nel Madonna, che bicchiere, fai uno buono. shottino. Andiamo a svaparcelo, ce lo svaperemo, lo Assolutamente. svapiamo. Ginebra, tu dici? Ginebra, Ginebra. Ginebra, vado col Ginebra. Interessante. Ecco, questo dà proprio l'idea di una bibita, cioè di una bevanda è secco perché è secchino, ha lite ma un po' secco proprio da quando dai una golata a un gin e poi dopo nel rilascio ti saltano fuori, te salta fuori la frutta, è fresco, Sì. fresco, ma anche questo non è un fresco che dà fastidio, perché io poi non sono un amante del fresco, ma devo dire che Questo è già più fresco no, è più rispetto al fresco precedente, in dell'altro, effetti. però... Simpatico, molto simpatico al Diciamo che qua palato. c'è il cetriolo, la menta che danno quella parte Sì, fresca. diciamo che rimane anche leggermente amarognolo. Sì. Beh, giustamente Il è gin. gin deve dare quella. Non si può fare, Aspetta, cara. un momento. Un attimo qua. Questo qua quando vai a far serata,
tra un gin tonic e un altro, ti svapi quello e rimani in linea con la Allora, serata. questo qua, pur non essendo dolciastro No, come proprio ma secondo me questo non deve nei essere nostri dolce. cuori, ha quella parte amarognola che mi piace, Sì, ma perché mi è un piace amaro, molto. ma perché è un amarognolo gradevole, cioè un Sì. amarognolo equilibrato, leggero, di sottofondo. C'è anche questo retrogusto di Di frutta frutta, sì, che è veramente molto. che non riesce a dire che frutta è, No, 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 no? assolutamente non. Secondo me Ma io è sento un un particolare po'. mix che Sì, adesso però come sottofondo. sento. Forse c'è un po' di agrumato, c'è un po' di agrume. Non lo so, è molto molto complesso, cioè è veramente figo. Figo e simpatico, molto simpatico, perché questo secondo me è proprio lo vedo proprio da serata, da estate. Ma ultimiamo questa recensione con lo Zactus. Con lo Zactus, Il che nome si può già ovviamente capire da cosa deriva, è un è incrocio tra grafica coloratissima, bellissima, mi un piace tantissimo. Zac e un cactus, come se, Sì. cioè, se Zac fecondasse un cactus domani, Ah, dici verrebbe fuori uno una cosa. Zactus. Ok. Cosa un po' particolare, però. Quindi Cos'è lo Zactus? Spiega, spiega. lo Zactus è un mix di cactus. Sì? Che direte che sapore ha il cactus? Adesso andiamo a Infatti, assaggiare. dall'interpretazione di Zac è proprio stata quella. Fa, ma il cactus che sapore ha? Io lo arricchisco con qualcos'altro. Infatti, andiamo a vedere con cosa è Cactus arricchito. comunque è arricchito con una parte fruttata di frutto del Drago, detto drago, anche pitaia, sì. Sì. la pitaia e maracuja. Sicuramente Tutto con un buono. po' di freddo. Questo è freddo. Però ti devo dire la verità che al palato Non è no, esageratamente no, freddo. al palato no, alla digite papillare non è così freddo. È buono. Allora, Si sente. all'olfatto sento particolarmente la pitaia. Alla digite papillare la pitaia la senti ancora di più. Senti proprio la Sì. pastosità, perché la pitaia è un frutto Sì. pastoso, è molto ricco Però. molta, è proprio una polpa, è questo frutto ripieno di polpa che. Però addolcito dal maracuja e secondo me c'è il cactus che Poi. gli dà quel sapore tipo acerbo, Beh, ma è anche tipo. un po' la maracuja, che la maracuja sarebbe anche il frutto della passione, Sì. detto altresì. Che comunque non è così dolce, è dolce lo sciroppo di maracuja, ma la maracuja in sé Ha un po' quell'asprino. è un po' acidina, è un po' aspra, quindi anche qui riserva delle sorprese. Stranissimo anche questo. Qua senti, senti. Senti? Ha un hit di verde, sa da verde all'hit. Poi quando vai a svapare in rilascio, senti proprio la pitaia. Io la pitaia, oltretutto, la prendevo secca perché ha anche delle proprietà incredibili. E anche lassativa. Spero che non lo sia quello perché, se No, no, non c'è da credo sia cagarsi quello. addosso. Eh no, nel No, no. senso che. Però la pitaia ha un buonissimo sapore. È proprio. Io la prendevo essiccata e me la ricorda tanto il rilascio. Poi all'hit senti questo fresco, questo verde che sicuramente potrebbe essere dato dal cactus. C'è una piccola nota acida, Beh, questo acidina. è il più freddo di tutti. Sì, però questo è anche dolce. Però è molto dolce, mi piace perché Il la rilascio, parte fruttata qua si sente, beh, sente spinge molto. Sì, molto. sì. Come ho detto anche in fiera, come ho osservato anche in fiera, di solito la pitaia, il frutto del drago, Ma è pericolosissimo nei liquidi. È sì, pericolosissimo anche perché nei liquidi. poi non è così, diciamo, No, usato. però sento diversi liquidi dove si sentiva molto forte e inizia a dare anche Ma fastidio. certo, perché ha un sapore forte, se esageri, poi Qua invece, secondo me, quello su cui ha giocato che il punto di forza è non aver esagerato No, ma è con la l'equilibrio, no? pitaia, è molto, molto Cactus, equilibrato. pitaia, maracuja, quindi, cioè. C'è un po' tutto, l'acerbo un po' Un del cactus. asprodolce, Sì, è un aspro asprodolce, un dolce. asprodolce.
Provo a riassaggiare. Questo è simpaticissimo, anche questo. Sì, buonissimo. Direi che questa è una linea simpatica. A me piace molto. A me È che, io che sta... sono amante dei freschi. Io sono meno amante dei freschi, però devo dire la verità che la diversità attira, no? Quello che uno conosce meno. La particolarità. Sì, proprio l'essere diverso da tante altre cose ti porta poi a sperimentare, secondo me ti dà proprio, ti invoglia a svaparne ancora perché hai tutti questo mix di gusti nuovi, particolari che ti buoni, cioè proprio buoni, non so cosa dire. No, davvero una linea molto completa, no? Parti da quello un po' meno fresco e un po' più Sì, c'hai. fruttato, cremoso, diciamo, e per andare verso quello proprio più fresco Più e più fresco e più particolare. particolare, forse questo è il più particolare di tutti. Sì. Un voto, bisogna dare un voto. Qua è difficilissimo dare un voto perché non hai termini di paragone, non c'è niente, sono liquidi a sé. Vanno provati assolutamente, assolutamente, anche se non vi piacciono i fruttati, provateli perché sono talmente particolari che secondo me vi sorprenderanno anche a coloro che magari come me non sono amanti di questo genere di liquidi. In questo caso, devo dire la verità, avete azzardato. Sicuramente c'è una grande ricerca dietro questi liquidi perché si sente dalla complessità e dalla, diciamo, linearità, dalla rotondità di ogni singolo aroma. E bravi, bravi. Non saprei neanche dirvi qual è il mio preferito perché sono tutti buoni, ma li svaperei in momenti diversi. Forse quello che preferisco è lo Zactus, seguito dal Carlotta, e in ultimo il Ginebra. Ultimo perché? Perché è il meno dolce e io amo i liquidi dolci, e perché è quello che proprio a livello di gusti personali non mi piace il cetriolo. Quindi non è che si senta tanto, cioè. No, è quello che dà la parte fresca, diciamo, del liquido. Esatto, però diciamo che tra i tre è quello che preferisco meno, ma lo svaperei, cioè li svaperei tutti e tre. Diciamo che siamo tra il 7 e l'8, tutti, cioè sono tutti, magari potrei dare un 7 e mezzo al Ginebra per arrivare a un 8 abbondante, un 8 più dello Zactus e un 8 al Carlotto, cioè veramente non so. Però gli do una grande approvazione perché mi piacciono tanto. Guarda, Sono io che sono un po' più amante dei freschi fruttati sì, rispetto a te, diciamo che forse quello che metterei un po' dietro agli altri è il Carlotta, nel mio caso, però comunque mi piace. Gli sì. altri invece, sia il Ginebra che lo Zactus, li metto, a me piacciono, li metto abbondantemente sopra l'otto. Questo è fondamentalmente, però sono tutti molto molto particolari e molto molto simpatici, proprio bravi, 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 bravi davvero. Bravissimi, complimenti. Sì, complimenti perché ogni tanto bisogna anche azzardare, tirare fuori qualcosa, bisogna avere un po' le palle di dare qualcosa di nuovo in questo mondo che ormai è saturo. Secondo me c'è una linea No, è azzeccato, sì, azzeccata, ma poi secondo me previsione queste. dell'estate proprio è perfetta. Detto questo, cari amici di Dago, ma soprattutto cari amici della Papilla Assoluta, channel alla quale vi invito sempre ad iscrivervi perché porta veramente fortuna, abbiamo dei casi documentati. Ero all'oscuro Ma di tutto ciò, però mi fa piacere. ci Comunque, siamo. mettete anche un bel mi piace alla pagina Facebook di Giosvacqua, alla pagina Facebook della Papilla Assoluta. Iscrivetevi alla crew, E andate dove a fanchio. No, dai, vabbè, ci sta ci sta sempre perché è sempre la carino crew. così. Simpatia, naturalmente. Direi che detto E seguiteci su questo, Instagram, quando ci vedete per strada, seguiteci se volete, insomma, stalkerateci. sì, soprattutto se Vabbè. no, nel senso, dai, però che non guasta mai. Vabbè. Ma detto ciò, noi vi diamo appuntamento alla prossima recensione. Vi invitiamo anche a lasciare qualche commento se proverete e vi consiglio vivamente di provare questi liquidi così potremo avere un confronto anche con i vostri pareri. E noi sicuramente ci vedremo alla prossima recensione, ma prima di vederci alla prossima recensione, dobbiamo salutarvi sempre con un caloroso.
ma soprattutto vaporoso. abbraccio. Vabbè, ciao a tutti. Ciao!